Buongiorno. Buongiorno. Ma che fai? Sto facendo aerobica, non lo vedi? Con i Pooh. Cosa c'avevo? Ma se non ti è mai fregato niente di fare aerobica. E ma voglio dimagrire. Celeste, da quando è ingrassata, Franco guarda tutte le altre donne, non è giusto. Rita, che te ne frega di Celeste che quella è una telenovela? E poi, scusa, ma uno per dimagrire in genere fa la dieta. Appunto, da oggi sono a dieta. Sì? E come fai a fare la dieta se ogni volta che cucini assaggi sempre tutto? Da oggi non cucino più. Cucinate voi. Noi? Sì. Perché non sapete cucinare? Eh no, che non sappiamo cucinare, lo sai. E allora imparate, come ho fatto io. E mo, alza, che questa mi piace. Veramente. E quando è successo? Va bene, grazie Valentina. Ti siamo vicini. Ciao. E che è successo? Rita si è messa a dieta. Oh, mi sembra una tragedia, hai fatto una faccia. No, Michele, è una tragedia. Perché non vuole cucinare più. Veramente? Sì, perché mi ha detto Valentina che dice che quando cucina assaggia e poi ingrassa. E mo che ci cucina a noi? Madonna, come dobbiamo fare? Boh, io non so cucinare, ragazzi. Se voi volete ve la fo io, Tanto io cucino sempre all'università, per le tartarughine. Senti, continua a cucinare per le tartarughine, che è meglio. La fo buona, però, Quindi, piacere. Secondo me è colpa tua. Se non gli avessi messo in testa tutte quelle idiozie sulla dieta, adesso non saremmo ridotte così. Io? Ma che c'entro io adesso? C'entri, guarda che ti ho sentita io ieri, tutto il giorno, con la dieta del Papa. Dai, Giusy. Ma di che cosa parlate? Ma quale dieta del Papa? Guarda che ti ho sentita benissimo, la dieta di Roncato, la dieta di Roncato, la dieta di Roncato, e adesso? La dieta di Roncato. Sì. Ah, la dieta di Roncaglia. Visto? Poi dice che non ne so niente. Ma Natascia, quella si chiama così, ma non è una dieta, è un'assemblea, un raduno. Ah, vabbè, che c'entra, la colpa è sempre tua, perché vuol dire che lei ha capito male e si è fatta influenzare. No, beh, dai ragazza, per piacere, non litigate adesso. Piuttosto troviamo una soluzione, se no qua la pasta amba che ce la cucina. Ma che soluzione vuoi trovare? E che soluzione vuoi trovare? Cucino io? Piuttosto questo servirà per cucinare la pasta. Lascia stare. Uffa! Paolo, tu mi stai prendendo in giro. Sei sicuro di quello che dici? Guarda che se mi stai prendendo in giro, sono guai, seri! No, Egidio, te l'assicuro, me l'ha detto Valentina, te l'assicuro. Valentina te l'ha detto? Ma come, io Rita l'ho vista che usciva così, radiosa, sorridente, aveva tutte e 32 i denti. Sai che non ha messo i denti al giudizio? No, non ha messo, si vince proprio da quando sorride. Uno quando fa la dieta, esce alla Edgar Allan Poe, tetra, se ne va così, lucubre. Dici, questa era sorridente, ma che mi dici? Egidio, guarda, è così. Cioè, non so che dirti. Ma sei sicuro proprio? Sicurissimo, guarda, sicurissimo. Vecchia la miseria. Ma io, guarda, io non so chi sposta la pianta da sinistra a destra, sinistra a destra. Questo non è una scacchiera che uno deve spostare. Lo priore, questa è opera di lo priore. Qua va messa la pianta. Se no uno come fa a rivolgersi, se c'ha questo qua, la De Pissis che passa, così che vedi i fiori. Invece qua uno si rivolge al santo che vuole. Ma Egidio, per favore, è una cosa seria. Ma sai che significa questo? Cosa? Niente più pasta al forno. Niente più cannelloni. Niente più melanzane, dolci. Cioè... Tu metti il dito nella piaga e basta. Mi stai distruggendo proprio. Vabbè. Cioè, lo sento il problema. Madonna, e come bisogna fare? No, dai Egidio, bisogna trovare una soluzione. Dai, aiutaci. E dai, però ci devi aiutare, Egidio. Senti, guardi, non mi toccare. Non ti tocco. Paolo, io sono un buon conduttore di elettricità e di calore. Se tu mi tocchi...
Io non penso, io me ne vado in crisi. Ah. Tu non mi date qua, ecco. Ed è, però pensaci, dai. Ti... Va bene, stai buono, dammi 2 secondi, sai stare zitto 2 secondi. Così. Vai via. Ho trovato. Senti qua, dammi un orecchio. Apri la scatola, apri la finestra, mi do una parte, 2 secondi. E apri la scatola, una cosa così. E apri la scatola, una camera, abbiamo questa, la scatola, non c'è più niente, non tanto. E apri la scatola, sai qua, la parte, non ci stiamo a volere. Capi, chiudo su, canello. Domani mattina. Preciso. Ah, ok, va bene. Va bene? Ok. Va. Hai inteso? Okay, ancora fingevi di sentire? No. Hai capito tutto? Io parlavo direttamente al cervello, non allo sguardo, perché lo sguardo a te è proprio piatto. Direttamente al cervello, all'orecchio, Ho inteso. Devo ripeterlo? No. Vai ad avvertire le ragazze. Vado subito. Via, veloce. Ehi, poc, vuoi le pattine, 2000 lire? Si sporcano in continuazione, io non so come devo fare. Che non so. Oh, e spostano sempre la pianta, da parte. Sono stato io a spostare. Alfredo, hai visto qua che gaffo ho fatto? Ti ha spostato la pianta, invece la sono spostata lì. Bandeggia la miseria, a me che scusa, faccio un ridere la sangue. Io qui rido. Manneggia la miseria, bandeggia. Chi l'ha spostata? Chiedo scusa. Rita. E ritorna l'angoscia. Alfredo, finito, patate e cozze, carica, cipolla, come piace a te. Paolo, ma sei impazzito? Valentina, mi avete chiesto aiuto o no? Eh sì, ma non puoi ipnotizzarla col salame. Valentina, c'ha ragione. Queste sono cose serie, non si scherza. Giussi, chi sta scherzando? Me l'ha insegnato Billy. Quello ipnotizza ogni giorno gli animali. E dai. Eh sì, lei ti sembra una zebra. Dai, Valentina, proviamo. Io sto già morendo di fame. E tu stai zitta che sei un pozzo senza fondo. Ma sei da stamattina che non mangio niente. Vorrei vedere, stamattina ti sei mangiato un panino con la frittata. Oh, la volete smettere di litigare? Dobbiamo pensare a cosa fare. Brava. Allora, visto che tu stai morendo di fame, voi due non sapete cosa fare, mi fate ipnotizzare Rita? No. Grazie per la fiducia. Sta arrivando, Alfred. Come sto? Buongiorno, Egidio. Oh, buongiorno, signorina Rita. La vedo così solare. Grazie. Sta benissimo. Proprio bella sta camicia. Piace? Bei colori, belli accoppiamenti. Ah. È una camicia giovane. A proposito di giovani, poco fa leggevo un articolo sul giornale, parlava di giovani oggi che preferiscono, per esempio, le donne giunoniche, le donne di peso alle magre. Ah. Hanno ragione, perché prima non c'era tutta questa informazione, i giovani non sapevano, quindi preferivano le ragazze, che so, una ragazza magra, quella un po' messa. Invece, adesso con l'informazione i giovani hanno capito che bisogna apprezzare la donna, una donna come lei, ecco. Lei è sexy. Egidio, è troppo buono. Ma come potrei non essere buono con lei? Ma è lei che... Lei veramente... Lei mi ricorda una mia nipote. Ah. Sì. Bella ragazza, radiosa. Un bel giorno decise di fare la dieta. E dall'oggi, e dal domani, e dal dopodomani, insomma, morì. Che peccato. Che bella. Che peccato. Devi vedere quello che accadde al fratello. Una mattina dimenticò di fare colazione. Gli venne una trombosi cerebrale. Una cosa proprio... Ma non me lo ricordo. Comunque, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Non è il suo caso. Allegria. Si gode la vita, signorina Rita. Si sti. Se la gode la vita. Lei è una ragazza veramente eccezionale. La ringrazio, ma non c'è di che. Buongiorno. Sì, buongiorno. Godi. Sono stato convincente? Speriamo, state a mangiare per tutti. Oh ragazze, siamo tutti d'accordo allora, eh? Ehi Paolo, non ti azzardare a ipnotizzarla. Ma secondo te posso ipnotizzarla io? Dai, ci parlo solamente, vedo di convincere. Dai, per favore. Madonna, queste cose mi fanno venire l'angoscia, sento già l'ansia, gli acari dalla testa e piedi!
Stai calma, si sistemerà tutto. Oh, shh, sta arrivando. Ok, oh, mi raccomando, eh. Fatemi parlare. Mi raccomando a te. Mi raccomando, eh. Non possiamo fallire. Oh, ma Paolo, che sta facendo? Perché vorrei saperlo anch'io. Cioè, telefoniamolo, chiamiamo, vediamo. È troppo, no, Billy, è troppo. No, no, ha ragione, sono cose delicate queste. No, è troppo sprecare una telefonata per Paolo. Ragazzi, quando torna glielo chiediamo, vuol dire. Quello è vero. Aspettiamo. Ma voi dite che ce la fa a convincerla? Boh, speriamo, Guarda, se non ce la fa siamo rovinatissimi, perché già ogni giorno siamo a dieta qua. Dio. Speriamo proprio. Ma dai, calmiamoci, dai che c'è Paolo. Sì, siccome c'è Paolo, lì, quel ragazzo è capace di combinare più casini di Billy. No, io dico, guardate, io dico che ce la fa a convincerla. Adesso Rita, ripeti con me. Salamorum salamella, la dieta non è bella. Salamorum salamella. La dieta non è bella. Salaminum salamu, la dieta non la farò mai più. Salaminum salamu, la dieta non la farò mai più. Bravissima Rita. Adesso, quando ti sveglierò al mio tre, tu non ti ricorderai più niente. Uno, due, tre. Salaminum salamu, la dieta non è bella. Allora, quando ti sveglierò al mio tre, Rita, tu non ti ricorderai più niente. Uno, due, tre. Salaminum salamu, la dieta non la farò mai più. Sì, Rita, non ti preoccupare, va bene. Non la fai la dieta, però svegliati. Due, salamella, tre. Salamella, la dieta non Ragazze, la bella. Ragazze, aiuto! Non la farò mai più. Uno. Salamino, salamone. Ragazze! Salamino, salamella. Bella. Salamino, salamella. Paolo, ma sei proprio un cretino. Oh, Valentina, che vuoi da me? Io ho fatto come Giuca Scasella, ma non si sveglia, sta qua. Uno, due, tre, non si sveglia. E ora che facciamo? Ma ragazze, state calme. Secondo me bisogna tirarle un bel cazzotto in testa. È arrivato l'altro genio, ma che dici? Dai, Rita, uno, due, dai, tre! No. Ma che vi state a portare pure voi? Bisogna portarla da un dottore! Sì, vabbè, ma è vero, so io da chi la dobbiamo portare. Da chi? Da Billy. Sì. Oh, ragazze, guardate che quello con i coccodrilli è un mostro, risveglia tutta una volta. Perché ti sembra un coccodrillo, lei? E dai, Vale, proviamo. E se succede qualche cosa, io non ne voglio sapere niente, eh? Vabbè, dai, accompagnatemi. Mi accompagnate o no? Mi accompagni tu? Andiamo. Io mi riprendo un po' e poi vengo. Vabbè. Io non posso venire perché devo aspettare Christian. Oh, Christian? Mm-hmm. E chi è Christian? Il mio fidanzato, Christian Dioria. Quello delle mozzarelle profumate? Sì. Ma dove? Lo sai che una volta io praticamente... Oh, passando... Ma voi dovete parlare? Vogliamo andare sì o no? Poi te lo spiego. Andiamo. Salamino, salamella. Vorrei un parolone. La Gazzetta, la vuole Frisella. No, proprio duri, duri. Bello. Non lo faccio più. Ciao, Gidia. Ciao. Bello, ciao. Rita? Che è successo? Egidio e Paolo, è tutta colpa di Paolo e delle sue idee geniali. Ha pensato di ipnotizzare Rita. Come ipnotizzare? Ti avevo detto di parlarle dolcemente. Sì, no, Egidio, mo ti spiego. Siccome mi sono scordato quello che mi hai detto, l'ho ipnotizzato, mi è venuto in mente Giuda Scasella. Giuda Scasella? Ti avevo detto così chiaramente. Cussuglio, la salsiccia, tanto non ho tante pratiche. Tutto, ti ho bombardato il cervello, invece niente, in fumo è andato. E adesso come si fa? Non lo so, non riesco più a svegliarla. Non... Salamino, No, non ce l'ho provato di tutto. Questo è andato. Non ha riso, no? Questa è una battuta che fa ridere tutti quanti.
Egidio, non ti preoccupare, mo risolviamo tutto. Risolviamo tutto quanto. Siamo... Risolviamo. Guarda, risolvi in fretta la faccenda. Mo vediamo. Risolvila in fretta. Stiamo portando da Billy. Quello fa veterinare. Balla da Billy. Peggio ancora, il pisano. Quello mi pende, se la tira. Guarda, io me ne accorgo dalla pasta al forno. Di lì mi accorgo se lei sta bene o male. Starà benissimo. Sta nelle tue mani. Vabbè che... insomma, è pure per te. Per noi tutti. Quindi io sto tranquillo. Posso stare tranquillo? Sì, no. Sì, non... chiaro. Risolviamo, risolviamo. Se dice Paolo che posso stare tranquillo, sto tranquillissimo. Sto tranquillissimo. Dove non ci andare? Prego. Signorina? Andiamo, signorina Rita? Andiamo. Oh, tanto bella, detta a me. Risolviamo tutto. Egidio, stai tranquillo. Io mi fido. Ma vedi, spari. Ma frate, è finita. Qui è roba che sono andata in galera. Poi se n'è andata. Mi hanno dato un acido. No, che ne so io. Faccio il portiere. Mi mecca. Scherzo. Scendo che scendo io. Oh Paolo, io ci provo. Io all'università con i coccodrilli mi è riuscito parecchio bene. Non lo so se con lei è la mia tipologia. Un po' diversa come tipologia lei. Io ci posso provare. No, Billy, tu ci devi provare. Te lo devo fare io, non ci riesco. Io ci provo, Allora, Rita, te devi ascoltare la mia voce. Rita, io conterò fino a tre. No, che conti fino a tre? Io ho contato fino a tre 2 anni. Non si sveglia, no, ci vuole un'altra cosa. Billy, devi trovare... Paolo, ma che c'entra? Prova. Allora, uno... due. Non funziona! Ma non vuoi smettere! E conta! Dai! Uno, due, tre. Che è successo? Madonna, si è ripresa! Madonna, Billy, ti giuro che ho contato fino a tre pure io. 6 anni sono stato a contare uno, due, tre e non si svegliava. E Paolo, si vede che tu conti male? Che t'ha detto? Che devo contare fino a 90? Uno, due, tre devo dire. I numeri, non ti scandisci bene, che te. Vabbè, ma che c'entra? Tu come stai? Un po' rincoglionita, però sto bene. Ah, dai, ma stai proprio bene, sei sicura? Veramente c'ho un po' di fame, però... Allora sta bene. Scusami, Rita. Non volevo... Per cosa, scusa? No, per nulla, ma non ti preoccupare, non è una cosa importante, poi ti si spiega dopo. Ma come stai? Ho fame, ma sto bene. Importante. Rita, visto che sono un po' meglio, non è che mi puoi cucinare 2 fusilli col sugo giusto per fondare? Ma Paolo! Paolo, ma non le potevi semplicemente parlare? Per forza la dovevi ipnotizzare! Oh, io ho provato a parlarle, Michele, non succedeva niente, volevo continuare a fare la dieta. Sì. Sei un inetto, il termine che meglio ti definisce questo. Ma ti rendi conto che guai è combinato, eh? Se non ci rabbigli, come dovevamo fare? Meno male che funzionava il sistema dei coccodrilli, sennò si era veramente messi male, ragazzi. Sì, il sistema dei coccodrilli, che fino a 3 contato. Funzionava. E intanto lui ci è riuscito e tu no. Più forte, Chicco. Bravo. Ciao Margherita. Ciao Michele, ti ho portato una foto con i fascetti. Ah, fascetti. E che me ne faccio di fascetti? Puoi appenderla al muro, te la puoi guardare. Aspetta, c'è un'idea migliore. Grazie. Guardami, rilassati. Margherita, che stai facendo? Ti sto ipnotizzando. Margherita, ma che devi ipnotizzare? Margherita, per piacere. Rilassati. Margherita, io sto rilassato. Senti, rilassati pure tu e vattene anche se è tua. Ciao, vai, Margherita. Solo una volta. Margherita, vattene per piacere. Dai. Ciao. Madonna, quest'altra. E non è colpa tua. Non deve essere sempre colpa tua. Lui è. Ma quest'altra cosa devi andare a mettere nel cervello a quella. Rita, adesso stai meglio. Sì, guarda, ma se penso che quel cretino mi ha ipnotizzato e mi ha fatto perdere la puntata di Celeste, mi viene un nervoso. Ma Rita, l'ha fatto per te. Lui non voleva che tu soffrissi per il fatto della dieta. Sì, per me, quello l'ha fatto per lui, perché voleva mangiare. Ma mo vedi, lo concio io per le feste, 1 mese lo lascio digiuno. Guarda, io non capisco come abbia fatto ad ipnotizzarti col salame. Oh, infatti. E che ne so io? L'ho fatto! Guarda, io non ci credo proprio a queste cose.
Ma vabbè, comunque è stata una giornata oggi. Guarda, mi è servito soltanto per capire che la dieta non fa per me. Ah, così ti voglio sentire. Ma allora da domani cucini tu. Perché vuoi cucinare tu? No. Con il rischio di ammazzarmi. Assolutamente. Ah. Vabbè, va. Ma noi ce ne andiamo a letto, andiamo, Giussi. Giussi. Che gli hai fatto? Io? Niente. Natascia? Stavi muovendo il salame? Sì, perché? Madonna, l'hai ipnotizzata! Non ti potevi stare ferma. Ragazze, ma io che ne sapevo? Rita, per piacere, vai a chiamare Michele. Michele, ti amo. Rita, non chiamare più Michele, chiama Pilli. Ladies and gentlemen, benvenuti a Fuori Sede, sigla di